Buongiorno, in questa lezione vedremo Alessandro Manzoni non come vita e opere in generale, ma tratteremo in modo particolare, in modo sintetico, comunque introduttivo, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, quello che voi dovrete per sommità di sapere. Allora, innanzitutto I Promessi Sposi hanno una gestazione piuttosto lunga, hanno tre edizioni molto importanti che cambiano l'una rispetto all'altra. Allora, la prima edizione è quella del 1823 che porta il nome di Fermo e Lucia. Poi abbiamo una seconda edizione che cambia completamente, non cambia tanto nella fabula, quindi nello sviluppo storico, quanto nell'intreccio degli avvenimenti e delle azioni rispetto al precedente. Quindi 1827, inizialmente intitolata questa edizione come Gli Sposi Promessi e poi I Promessi Sposi. Ripeto, l'edizione del 27 cambia da quella del 23. Sicuramente per i nomi di alcuni personaggi, non tanto per la fabula, perché il periodo storico è sempre lo stesso, ma soprattutto per l'intreccio degli avvenimenti che si mescolano in modo appunto differente. E poi abbiamo l'edizione, l'ultima edizione, quella del 1840, che vede soprattutto l'aggiunta dei disegni. Quindi, come si può dire, un'edizione accompagnata dai disegni di Francesco Gonin. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa piuttosto importante, che nell'edizione del 1827, inizialmente chiamata Gli Sposi Promessi, poi subito I Promessi Sposi, ecco che Manzoni fa un viaggio proprio in Toscana per limare la lingua utilizzata nell'edizione del 23, quindi il, come dire, limare i lombardismi e far affiorare per affiorare i toscanismi, quindi gli elementi del fiorentino vivo. Tant'è vero che si usa un pochettino la metafora andare a lavare i panni in Arno, è diventata quasi proverbiale, no? Quindi vuol dire semplicemente andare a sciacquare la lingua italiana e arricchirla di termini provenienti dal fiorentino, fiorentinismi e anche appunto toscanismi. Quindi l'edizione del 23, Fermo e Lucia, poi l'edizione del 27, Gli Sposi Promessi, poi I Promessi Sposi, l'edizione 40 con l'aggiunta dei disegni di Francesco Gonin. Quindi ne abbiamo in totale tre edizioni. Ora andiamo un pochettino a vedere quali sono in generale le caratteristiche e la trama di questi Promessi Sposi, anche se si conosce ampiamente la trama di questi Promessi Sposi. Allora, andiamo a vedere un pochettino l'introduzione. Innanzitutto, i protagonisti sono due personaggi appartenenti al popolo, sono degli oppressi sicuramente dalla situazione storica incombente, quindi diciamo che dà la voce a personaggi umili, e questa è una grande novità operata da Manzoni rispetto magari ai romanzi storici precedenti. Quindi i protagonisti sono due popolani, due genti meccaniche, due genti, così lui dice nell'introduzione, quindi due genti del popolo e dà la voce appunto agli umili. Sono degli oppressi in quanto sono oppressi dalla situazione storica, in quanto su Milano e sulle terre del Milanese incombevano gli spagnoli. Nella fattispecie questi due popolani, che sono poi Renzo e Lucia, oppure Fermo e Lucia nella prima edizione, vedono praticamente l'incombere, l'oppressione da parte di un signorotto locale che si chiama Don Rodrigo e naturalmente da tutti i suoi servi, compreso appunto il cugino, il conte Attilio. Quindi loro sono oppressi da questo grande oppressore, due popolani che vengono oppressi da un signorotto spagnolo, e che è appunto Don Rodrigo. Qual è il periodo storico descritto? Allora, il periodo storico innanzitutto, i Promessi Sposi iniziano in una data ben precisa, è il 7 novembre del 1628, che sia chiaro. Siamo in un periodo poco prima dell'Avvento, quindi 7 novembre 1628 andranno a concludersi genericamente, non c'è una data precisa, nella primavera del 1630. Lui comunque è un liberale e un conservatore, quindi è propenso al fatto che Dio poi intervenga e faccia finire bene tutto, per cui l'epilogo, il the end, la fine di questo romanzo comunque è positivo. Proprio perché lui ritiene che Dio poi premi i giusti, premi i buoni. Quindi il tipico finale da conservatore, qual è da religioso, qual era Manzoni. Quindi 7 novembre 1628, poi primavera del 1630, quindi abbiamo praticamente uno sviluppo di circa un anno e mezzo, un poco più di un anno e mezzo.
diciamo che è abbastanza, come si può dire, asimmetrico, nel senso che ci si dà molto spazio al 1628, alla fine del 1628, l'inizio del 29, e poi velocemente si giunge al 1630, quindi la maggior parte dei capitoli riguarderanno ancora il 1628, e poi velocemente invece si faranno gli altri mesi, quindi proprio c'è una sproporzione di narrazione. Quindi 7 novembre 1628, 1630, vuol dire che praticamente siamo in un periodo in cui siamo nel 600. Un periodo abbastanza statico, abbastanza piatto storicamente, però Manzoni ha la superbia di dire che lui riesce a movimentarlo attraverso questa narrazione, quindi 1600, siamo nel periodo del barocco, per dirvi, artisticamente, sì, artisticamente siamo nel periodo del barocco, storicamente, lo ripeto, un periodo piuttosto statico e dove incombe la Spagna sull'Italia, sul nord Italia, e Manzoni appunto superbamente ci dice che lo movimenta proprio attraverso la sua narrazione. La narrazione dei Promessi Sposi prevede tre step. Allora, si dice che l'argomento, quindi la vicenda, fosse stata narrata da Renzo, quindi un personaggio del popolo, quindi il primo step è una narrazione orale, quindi di questo personaggio del popolo che narra la propria vicenda amorosa, piuttosto ostacolata, piuttosto frenetica, piuttosto caotica, che poi va verso un epilogo positivo. Quindi inizialmente abbiamo una narrazione orale che poi viene registrata in un documento del 1600, in un manoscritto del 1600, che, aperta parentesi, questo manoscritto è invenzione del Manzoni. Comunque abbiamo una redazione scritta del 1600, che comunque è stata scritta nel 1800 da Manzoni, è un'invenzione letteraria di Manzoni. Quindi abbiamo la narrazione orale di Renzo, poi abbiamo il manoscritto del 600, che comunque è stato scritto da Manzoni, ma finge di averlo trovato, di aver trovato questo manoscritto, ma è stato scritto dall'autore stesso. E poi abbiamo praticamente i Promessi Sposi, poi praticamente abbiamo la narrazione di Manzoni, quindi il terzo narratore è Manzoni stesso. Quindi Renzo, narrazione orale, manoscritto del 600, che comunque è invenzione di Manzoni, e Manzoni stesso. Manzoni stesso, che narratore è? Manzoni è un narratore eterodiegetico, quindi in terza persona onnisciente, che si permette di giudicare la vicenda che va a narrare, con giudizi anche moraleggianti, ironici, sarcastici, quindi interviene all'interno della vicenda, quindi come narratore onnisciente. Quindi sicuramente è fondamentale sapere questo. Che cosa possiamo ancora dire? Il riassunto ve lo farei per ultimo. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche generali, no, di questo romanzo. Allora, quali sono i luoghi che vengono citati per la maggior parte? No? Allora, genericamente c'è una contrapposizione all'interno di questo romanzo, come nel Fermuccia, c'è una contrapposizione tra campagna e città. Allora, la campagna è la tranquillità, la città invece è il caos. Tuttavia, anche la campagna ha dei momenti non tranquilli, perché la campagna è quella che sentirà maggiormente la carestia, è quella che sentirà l'oppressione degli spagnoli, quindi non è proprio del tutto il cosmos, non è proprio del tutto l'idillio, non è proprio del tutto la pace. Comunque c'è questa opposizione campagna-città. Quindi questi sono i luoghi generici, ok? Poi naturalmente abbiamo dei luoghi ben precisi che si ripetono all'interno dei Promessi Sposi. Ad esempio, il fatto che frequentemente si parli di strade. Lo stesso romanzo, al di là del manoscritto iniziale che viene lasciato poi in sospeso per poi rimaneggiarlo con la lingua dell'Ottocento, perché lui lo riporterà al manoscritto del Seicento inizialmente, però lo lascerà perché era troppo, cioè lo scrive proprio in stile barocco, quindi molto artificioso, molto pomposo, molto difficile da comprendere. Poi lo lascerà perdere, deciderà di scrivere la vicenda secondo lo stile dell'Ottocento, quindi uno stile sicuramente più semplice, no? E lui proprio all'inizio del primo capitolo veri e propri dei Promessi Sposi si aprono con Don Abbondio sul sentiero che torna a casa, quindi la strada, la viottola, sicuramente come luogo protagonista iniziale, no, di questa vicenda. Quindi la strada di sicuro. Sicuramente ci sono importanti come luoghi chiusi, nella fattispecie i palazzotti, il palazzotto noir del romanzo nero, del romanzo fantastico di Don Rodrigo con i teschi che incombono sulla cancellata, quindi piuttosto con le ante scardinate, quindi proprio
un po' questo palazzotto losco, in cima ad un cocuzzolo. Quindi ecco, c'è il palazzotto di Rodrigo, poi c'è il castello dell'innominato, anche questo piuttosto tetro, piuttosto buio, che però poi diventerà il ricovero della gente malata durante la peste, no? Che durante il passaggio degli Anzichenecchi, e quindi, come si può dire, è un castello che poi da negativo diventerà qualcosa di positivo. Quindi il castello dell'Illuminato come luogo chiuso, no? Palazzotto di Don Rodrigo, castello dell'Illuminato, e poi ci sarà il convento in cui troverà ospitalità Lucia inizialmente, che è il convento della Monaca di Monza, che dal luogo di ospitalità diventerà poi luogo che servirà da tramite per la prigionia nel castello dell'Illuminato, quindi elemento positivo e negativo allo stesso tempo. Un altro luogo chiuso che ritorna spesso nella narrazione dei Promessi Sposi è l'osteria. L'osteria, che è un luogo piuttosto anche qui losco, gioco d'azzardo, dove Renzo verrà colto blatterare ubriaco, quindi poi verrà preso dagli sbirri per i tumulti di Milano e via dicendo. Quindi l'osteria è sicuramente un luogo negativo. Ad esempio, l'osteria lo vediamo anche quando Renzo organizza il matrimonio sorpresa, no? Perché vogliono appunto prendere, come si può dire, la sprovvista Don Abbondio, quindi lui non si sa cosa fare, quindi che gli sposi, poi un matrimonio appunto sorpresa che va a finire male. Quindi l'osteria sicuramente ha anche dei nomi significativi, l'osteria della Luna Piena, molto romantici certe volte, no? Comunque sono luoghi piuttosto chiusi, ma anche bui, luoghi spesso che rimandano un pochettino all'oppressione, alla chiusura. Quindi questi sono i luoghi generici, i luoghi nel particolare. Andiamo a vedere invece i personaggi. Nei personaggi io cerco di fare veramente le cose veloci. Allora, partiamo sicuramente dal personaggio di Lucia, il personaggio di Lucia, che è il personaggio femminile per eccellenza, questa giovane fanciulla che deve sposare appunto Renzo. Lucia è un nome parlante, deriva dallo Ux Lucis, colei che porta la luce di Dio, è quella sicuramente più pura in assoluto, quella più introversa, ma anche quella più forte, che sa quello che vuole, no? Che è in grado di portare avanti il voto di castità che ha fatto durante la prigionia presso il castello dell'innominato, se non fosse per padre Cristoforo, che poi scioglie questo voto e le permette di sposare Renzo. Quindi è introversa ma al contempo forte. Poi c'è invece Renzo, un nome diminutivo popolare, probabilmente non probabilmente, diminutivo popolare di Lorenzo Tramaglino, e Renzo, che inizialmente nel Fermo si chiamava appunto, nel Fermo Lucia si chiamava Fermo, questo Renzo che invece è molto più grossolano, molto più allocco, che è una posizione di una piccola borghesia, perché è proprietario di una filanda, proprietario di qualche terreno, quindi non è proprio il poveraccio in assoluto, però al contempo molto grossolano, che diventa un po' lo zembello della città, no? Delle persone che si trovano in città, comunque è quello più estroverso. Poi abbiamo invece appunto Agnese, che è la madre quarantenne, che non si è più risposata, di Lucia, che in un certo senso è la consigliera di Lucia, no? Colei che la guida, anche magari su azioni non ortodosse, come ad esempio il matrimonio sorpresa, no? Per dire, che cerca di convincere Lucia sul fare questo matrimonio prendendola sprovvista di una bomba, un matrimonio, ripeto, che andrà a finire male. Poi abbiamo Don Rodrigo, che invece è l'oppressore per eccellenza, che la critica letteraria ha visto un po' come il Don Giovanni di Mozart, come colui che non è innamorato di Lucia, ma per senso del potere la vuole per sé, cioè quindi è soltanto senso del potere, cioè il dimostrare il proprio potere, non per innamoramento, cioè lui vuole dimostrare che anche Lucia cadrà tra le sue braccia, e quindi viene visto come il Don Giovanni di Mozart, quasi sicuramente. Poi abbiamo i due elementi negativi della religione, che sono Don Abbondio, un vaso di terracotta in mezzo a 1.000 vasi di ferro, quindi molto molto fragile, quindi che viene schiacciato facilmente, colui che si è fatto prete, che si è fatto prete semplicemente per, come si può dire, ritirarsi dalla storia del tempo, dal periodo, no? Quindi per godere come si può dire, delle prebende, di quello che offre il sacerdozio, quindi vitto, alloggio,
non rischiare nulla nella vita, quindi non l'ha fatto per vocazione sicuramente, ma perché era un timido, era un codardo, quindi sembrava che la Chiesa potesse proteggerlo. Quindi non è vocazionale il ruolo di Don Abbondio, e lo si vede perché anche alla fine, quando tutto è tranquillo, quindi gli dicono di sposare Lucia, lui teme ancora, anche se Don Rodrigo non c'è più, lui non vuole comunque sposare Lucia Renzo, perché è un codardo fondamentalmente, quindi è una parte negativa dei promessi sposi. E poi naturalmente c'è Gertrude, questa giovane, la signora, no? La signora del convento, che è veramente un personaggio losco, che nella gioventù, da bambina in gioventù più volte ha rimuginato sul fatto che non volesse farsi suora, poi obbligata a farsi suora dal padre, perché a quel tempo chi non era primogenito doveva entrare o in convento o in un monastero, farsi monaco, frate, oppure farsi suora praticamente, quindi costretta dal padre ad entrare in convento e vivere all'interno di un convento perché non poteva prendere la dote, che invece prendeva il figlio primogenito maschio. E quindi non è la suora anche lei, sicuramente per vocazione, che inizialmente prende sotto di sé Lucia, perché così gliel'ha raccomandata padre Cristoforo, ma poi sarà quella che poi la venderà all'innominato per volontà di Don Rodrigo, sarà colei che praticamente farà in modo che Lucia venga rapita dagli sgherri dell'innominato, perché così voleva Don Rodrigo. Okay? Quindi è un personaggio piuttosto losco, piuttosto ribelle all'interno della Chiesa. Ad esempio, nella descrizione che viene fatta dal Manzoni di Lucia, è bellissima la descrizione del fatto che lei abbia questo velo bianco da cui esce il ciuffo nero di una donna, quindi la sensualità che viene fuori, cosa che non deve esserci in una suora. Quindi invece lei fa vista, mette in evidenza questo ciuffo che esce appunto dal velo, proprio come si può dire, come senso di rivalsa femminile, cioè di qualcosa di femminile ancora lei, poi senza parlare di quello dei suoi trascorsi all'interno del convento, del fatto che avesse un amante all'interno del convento, che fosse il confinante del convento, quindi un personaggio losco che interviene anche lui nel rapimento di Lucia, questo Egidio, no? Col quale si dice che forse avesse avuto appunto un figlio. Quindi personaggio sicuramente negativo all'interno della religione, invece personaggio senza dubbio positivo nella religione è padre Cristoforo, come il cardinale Borromeo, sono i personaggi della religione positiva. Padre Cristoforo che veramente ha un dono vocazionale, che muore per la peste, però prima di morire nel Lazzaretto scioglie dal voto Lucia, la tranquillizza e insomma la invita a sposare Renzo. Quindi questo personaggio che nasce come personaggio mondano, che si macchia di un omicidio non volendolo e che poi si penta amaramente e si fa frate. Quindi è la religione positiva come Carlo Borromeo, che è il cardinale Borromeo sicuramente, quindi sono i due personaggi positivi per eccellenza. Per quanto riguarda lo stile e la lingua, si parla di plurilinguismo, pluristilismo all'interno dei promessi sposi, quindi non abbiamo monolinguismo, monostilismo come ad esempio nel canzoniere di Petrarca, ma abbiamo l'attingere ad esempio da termini spagnoli, termini francesi, termini fiorentini, termini lombardi, quindi di diversa derivazione e pluristilismo. Diciamo che prevale l'ipotassi, quindi le molte subordinate. Che cosa possiamo ancora dire all'interno sicuramente all'interno, per chiudere il commento generale, poi andare a riassunto del termine Lucia e poi dei promessi sposi, per chiudere diciamo che abbiamo visto già innanzitutto Manzoni come giudice all'interno, giudice onnisciente all'interno della vicenda. Vi devo dire che all'interno della vicenda comunque è fondamentale il concetto di probita sventura, l'ho già detto in lezioni precedenti, nel senso che Lucia e Renzo sono gli oppressi dalla storia, Don Rodrigo l'oppressore, comunque Dio aiuterà i poveri, aiuterà gli umili, ok? Quindi c'è il concetto di provvida sventura, gli umili praticamente sono oppressi dalla storia, dagli spagnoli praticamente, però Dio li aiuterà, quindi tutto finirà positivamente. All'interno del romanzo, mi raccomando, non c'è giansenismo, quindi è ammesso il libero arbitrio, è ammesso sopra, ogni uomo è libero di scegliere tra il bene e il male, no? E l'innominato esercita pienamente il libero arbitrio, scegliendo poi il bene. Nel momento in cui viene in contatto con Lucia, che è sua prigioniera, questa ragazza pura, questa ragazza casta, ecco che in lui matura la conversione vera, infatti andrà a confessarsi proprio col cardinale Borromeo, che si trova per festeggiare
andare nei luoghi dove c'è il suo castello. Quindi c'è proprio una conversione, eserciterà il suo libero arbitrio verso il bene, ok? Proprio a contatto con Lucia, che Lux Lucis è la portatrice della luce di Dio. Quindi ancora da dirvi una cosa, che sotto l'illuminato si cela poi Manzoni, è quello che racchiude maggiormente Manzoni. Quindi questo è il commento generale di quello che sono i promessi sposi, in parte il termo Lucia. Partiamo con il termo Lucia, quindi l'edizione del 1823. Innanzitutto sono 37 capitoli, ok, divisi in 4 tomi, il periodo storico è sempre lo stesso, soltanto che i fatti vengono rimaneggiati diversamente. Nel primo tomo praticamente ci sono i due fidanzatini che con la madre di lei fuggono dal paese, perché c'è l'incombenza di Don Rodrigo, quindi la fuga dal paese nel primo tomo. Poi nel secondo tomo invece abbiamo Lucia che trova ospitalità presso Gertrude, la monaca di Monza, ma verrà rapita dal conte del Sagrato, che è l'innominato, però veniva chiamato conte del Sagrato nel termo Lucia. Poi abbiamo il terzo tomo in cui c'è la conversione del conte del Sagrato, quindi dell'innominato, e poi abbiamo gli episodi negativi di Renzo a Milano e la fuga di Renzo nel Bergamasco. Bergamasco, perché lui poi trova rifugio presso il cugino che è a capo di una filanda, quindi trova lavoro presso il cugino nel Bergamasco fino a quando non si rincontreranno tutti nel lazzaretto. Poi abbiamo il quarto tomo che parla soprattutto della peste, quindi è un excursus bellissimo sulla peste, il quarto tomo, e poi l'epilogo felice quando Renzo, Lucia e Don Rodrigo, Agnese e padre Cristoforo e via dicendo, quindi tutti si ritroveranno nel lazzaretto appunto di Milano, e quindi due si sposeranno e poi andranno a vivere nel Bergamasco aprendo loro una filanda e avendo molti figli, quindi l'epilogo felice del quarto tomo, no? Quindi, ma soprattutto un excursus storico il quarto tomo più l'epilogo felice, il matrimonio tra Renzo e Lucia, per dirvela tutta. Quindi fuga dal paese, Lucia presso Gertrude, rapita dal conte del Sagrato nel secondo tomo. Terzo tomo invece abbiamo la conversione del conte del Sagrato e le vicende di Renzo a Milano e nel Bergamasco presso il cugino. Poi il quarto tomo invece abbiamo praticamente escursus sulla peste del 1630 nel milanese, e poi l'epilogo felice. Per quanto riguarda invece gli sposi promessi, i promessi sposi del 27 e del 40, cambiano l'intreccio, cambiano completamente l'intreccio. Abbiamo 38 capitoli, abbiamo praticamente un capitolo iniziale riservato al presunto manoscritto del 600 ritrovato dal Manzoni, che lo riporta e poi lo lascia in sospeso perché nessuno lo capirebbe, quindi inizia a raccontare la vicenda nella lingua e nello stile dell'Ottocento. Quindi abbiamo un capitolo del manoscritto del 600 in completo stile barocco. Vuol dire che è un grande narratore Manzoni, che sa comunque usare bene tutti gli stili, compreso uno stile barocco. Quindi è lui che scrive in stile barocco, sebbene siamo nel periodo romantico, del romanticismo. Quindi manoscritto iniziale, poi ci sono i capitoli che narrano appunto la vicenda di Renzo e Lucia, quindi gli altri 37 capitoli, per cui abbiamo Don Abbondio che si vede obbligato dai bravi di Don Rodrigo non celebrare il matrimonio, i due giovani consigliati da Agnese di fare un matrimonio sorpresa durante la notte, quindi prendere la sprovvista Don Abbondio e citare una breve formula di matrimonio, così lui è costretto a far da testimone di presente, quindi assiste appunto alla scena, quindi due possono sposarsi secondo appunto il periodo. Matrimonio sorpresa che invece finisce appunto male, perché succede di tutto di più in quella notte. Poi grazie a padre Cristoforo abbiamo praticamente la fuga di Renzo e Lucia Agnese dal loro paese, che non viene mai nominato, e sappiamo che siamo nel territorio di Lecco, ma il nome di questo paese non viene mai nominato, perché secondo Manzoni nel manoscritto dice che i nomi sono dei meri accidenti, quindi delle cose completamente casuali, quindi non viene nominato questo paesino. Che cosa succede? Fuggono quindi da questo paesino grazie all'intervento di padre Cristoforo, e abbiamo praticamente poi la divisione a Monza praticamente di Renzo e Lucia. Lucia che trova ricovero presso il monastero della Monaca, e invece Renzo che si reca a Milano, viene implicato nel tumulto dei forni perché c'è stato il rincaro del pane, della farina, e poi la sua fuga nel Bergamasco, e Lucia che invece verrà rapita dall'innominato per volontà
volontà di Don Rodrigo e poi la sua liberazione e la conversione dell'innominato. Quindi sono due strade diverse, no? Per cui abbiamo Lucia prima presso il convento, poi rapita dall'innominato, la conversione dell'innominato, la libertà appunto di Lucia, mentre a Lucia capita questo, Renzo invece si trova implicato nel giorno di San Martino, l'11 di novembre nel tumulto, nell'assalto ai forni di Milano, quindi nei tumulti che ne seguono, e poi infine la sua fuga e la sua riuscita presso Bergamo. Entrambi separatamente saranno colpiti dalla peste, come del resto anche Agnese, che è momentaneamente distante da Lucia, quindi non è vicina a Lucia, quindi i tre sono momentaneamente appunto separati, dislocati in posti appunto diversi, fino a quando non si troveranno poi alla fine della peste nel lazzaretto. Nel lazzaretto di Milano, ancora adesso appunto luogo abbastanza conosciuto appunto del milanese, dove padre Cristoforo sarà colui che li ha protetti per tutto il corso della loro storia. Padre Cristoforo sarà colui che scioglie il voto che aveva fatto Lucia durante la prigionia di essere casta pur di tornare libera, quindi di non volersi più sposare, di mantenere il voto di castità pur di essere libera, quindi donava la sua castità a Dio in cambio della libertà. Ecco che padre Cristoforo scioglie questo voto, perché è un voto che faceva per sé ma faceva anche per Renzo, nel senso che implicava anche Renzo questo voto, vuol dire che non avrebbe più sposato. Quindi padre Cristoforo scioglie questo voto, concede ai due di sposarsi e il matrimonio verrà celebrato da Don Abbondio, anche perché padre Cristoforo nel lazzaretto morirà di lì a qualche giorno di peste. Nel lazzaretto incontreranno anche Don Rodrigo, Renzo quando arriverà incontrerà anche Don Rodrigo in punto di morte, febbricitante, anche lui colpito dalla peste, e Renzo avrà ancora come buon cristiano, sebbene del popolo, la facoltà di perdonarlo. Quindi abbiamo il perdono di Don Rodrigo e infine la celebrazione delle nozze nel loro paesino di Renzo e Lucia ad opera appunto di Don Abbondio. Quindi verrà celebrato effettivamente il matrimonio, poi i due con la madre di lei Agnese partiranno verso il Bergamasco, dove apriranno una filanda e dove avranno moltissimi figli, così finisce il grande romanzo, moltissimi figli che verranno accuditi dalla madre Agnese che farà praticamente la nonna, diciamo un epilogo un po' infantile rispetto al grande romanzo che è stato, però 38 capitoli, insomma questa è la sintesi molto veloce, 38 capitoli veramente, veramente importanti, e così si conclude l'introduzione ai Promessi Sposi.